Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli, per Bacoli ma anche per Monte di Procida, per i Campi Flegrei, una giornata bellissima e importante con l'apertura del pontile di Torre Gaveta. Che cosa significa? Per noi significa tanto, perché è un luogo simbolico, iconico per la Campania, vissuto da migliaia di persone ogni anno per immortalare i momenti più importanti della propria vita, e oggi sanno di poter venire in un luogo per matrimoni, cresime, comunioni, che non è soltanto un luogo con un bel paesaggio, ma anche una struttura efficiente, solida. Sono stati rimessi in sicurezza i piloni, i pilastri, il mare, sono stati messi in sicurezza le parti superiori, le parti superficiali, ed è stato investito oltre 1 milione di euro per un pontile che era completamente abbandonato e che oggi, attraverso la sinergia tra Comune di Bacoli e Regione Campania, torna a splendere. E i lavori al pontile di Torre Gaveta sono solo la minima parte di ciò che avverrà a Torre Gaveta di qui ai prossimi mesi, con l'inizio del cantiere per l'arretramento della stazione, che non è solo l'arretramento della stazione ma anche la realizzazione di una strada a doppia corsia, che è anche il rifacimento dell'intera area urbana, quindi rigenerazione urbana, il Borgo Marinaro che tornerà a splendere. Veramente questa frazione sarà, per Bacoli, per Monte di Procida, per i Campi Flegrei, un fiore all'occhiello. Il pontile avvicina anche i comuni dei Campi Flegrei alle isole, Ischia, Procida. Come cambia la vita verso le isole? Cambia molto, perché erano decenni che da Torre Gaveta non partiva un traghetto verso le isole. Da qualche anno è ripreso questo servizio, quest'estate veramente tantissimi cittadini, anche da Napoli, prendendo la Cumana, 35 minuti, raggiungono Torre Gaveta, arrivano qui sul pontile, 5 minuti sono ad Ischia ad un costo veramente contenuto, 10 minuti a Ischia, 5 minuti a Procida. È un motivo di grande soddisfazione, ma è anche un appello che lanciamo nella volontà di creare sinergie tra le isole e la terraferma, non solo da Torre Gaveta, da Bacoli verso le isole, ma anche e soprattutto dalle isole verso la terraferma, perché si può creare sinergia turistica: da un lato il turismo termale, paesaggistico, naturalistico, da un altro il turismo di natura archeologica. Possiamo creare veramente un unicum sensazionale che valorizzi il territorio flegreo. E lancio anche un appello a tutti coloro che vivono di mare, di traghetti, di possibilità di creare vie del mare: sappiate che da Torre Gaveta c'è un polo veramente strategico per collegare la terraferma con le isole di Procida e di Ischia. Bacoli e Monte di Procida viaggiano insieme in sinergia, è il mare che ci unisce. Questo montile praticamente è quasi il confine da Bacoli e Monte di Procida sopra, ma sotto ci unisce il mare. Io spero che, così come il mare unisce i due comuni, il pontile potrà unire pure le isole, quindi Ischia e Procida, attraverso un collegamento più rapido e veloce. Si è parlato anche di comuni che rinascono dal degrado, è un po' la storia di questo pontile che fino a qualche tempo fa era in condizioni disastrose, adesso è stato restituito, ma così, allo stesso modo, i vostri due comuni cercano riscatto. Sì, cercano riscatto attraverso queste opere, il pontile che praticamente è storico qui a Torre Gaveta, che è stato sempre il pontile anche dei montesi, ma non solo, la riqualificazione della parte interna con la strada che verrà aperta a breve, inizieranno i lavori, è un'altra parte importante, importantissima per i due comuni che vivono, diciamo così, in simbiosi. Siere Cascone, oggi a Bacoli, inaugurazione del pontile di Torre Gaveta, un momento importante per i Campi Flegrei, un momento importante per la Regione Campania. Ma abbiamo fatto indubbiamente una manutenzione importante che ci ha consentito di restituire alla piena funzionabilità in sicurezza, funzionalità in sicurezza del pontile. In estate c'è un collegamento che si chiama linea Flegrea, che va molto bene con le isole, che parte proprio da qui, quindi insomma siamo molto soddisfatti. Abbiamo restituito al territorio un pontile che è anche molto suggestivo, è un paesaggio molto importante.